Benvenuti ragazzi sul canale di Giochi Next Gen, io sono AngeloNero83 e oggi siamo qui con un unboxing e nello specifico l'unboxing della fotocamera Sport HDV da 1080p H.264 Full HD. Ragazzi, questa è la parte frontale del cartonato, io vi farò prima l'unboxing e poi andrò a fare una breve recensione. Quindi sulla parte frontale possiamo vedere un uomo che fa sci, perché questa è una fotocamera indicata per chi fa sport anche estremi. Più sotto vediamo le specifiche e qui i colori delle vari modelli che ci sono, sia bianco, giallo, nero, grigio, un verde acqua, azzurro e fucsia. Il modello che ho io è quello classico nero, eccolo qui. Andando a girare ragazzi il cartone, sul primo lato vediamo un uomo che fa alpinismo, che come ho detto prima è una fotocamera che può usare anche chi fa sport estremi. Sull'altro lato abbiamo i vari accessori, questi sono tutti gli accessori che trovate in dotazione, vedete sono veramente tantissimi. E sulla parte posteriore abbiamo le specifiche da vicino, queste sono le specifiche che ha questa fotocamera, che dopo magari vi andrò a illustrare meglio nella recensione, quindi seguite anche la recensione che vi farò subito dopo l'unboxing. Allora ragazzi, andando ad aprire il contenuto, vedete c'è fatto uno scatolo con all'interno un involucro di plastica, ecco qui il contenuto, questo lo mettiamo qui. Ok, allora ragazzi, subito il contenuto, partiamo dal libretto di istruzioni, vedete, ve lo faccio vedere come all'interno è illustrato. Vi dico subito che ci sono tutte le lingue, anche l'aramaico antico oppure l'austro-ungarico, ma purtroppo l'italiano non è presente in questo libretto di istruzioni. Però se andate su Google e fate una ricerca, potete trovare il manualetto di istruzioni in italiano online, però qui non c'è. Ragazzi, qui ci sono altri vari accessori, io ve li faccio vedere. Abbiamo qui, questo è il primo, ce ne sono veramente tantissimi. Questo qui è il secondo, questi sono, dovrebbero essere gli adesivi. Questo è il terzo, io poi magari ve li vado semplicemente ad elencare. Questo qui è il terzo. Questo è il quarto accessorio che troviamo all'interno. Ecco qui il quinto, dovrebbe essere una custodia, comunque una clip per la fotocamera, ve la faccio vedere meglio. Questo è un altro accessorio che troviamo sempre all'interno. Ora ragazzi, non so nello specifico quali siano gli accessori, in quanto non li ho mai provati, quindi non so dirvi esattamente quali sono gli accessori, però questa vi so dire che è la batteria. Ok, guardate, molto piccola e molto leggera, questa è la batteria che troverete all'interno. Poi abbiamo quest'altro piccolo accessorio qui, vedete, e infine abbiamo il cavo USB per collegare la fotocamera al computer. Infine ragazzi, andiamo ad estrarre la fotocamera. Questo è l'involucro per quando andate sott'acqua, quindi ecco qui com'è quando andate sott'acqua. Questo è l'involucro appunto impermeabile che dovete utilizzare, che vi viene già dato in dotazione all'interno dello scatolo dove c'è anche la fotocamera. Andiamo, vedete, questo è l'esterno, vedete, andiamo a togliere dall'involucro la fotocamera. Questo è l'ultimo accessorio, quindi lo poggiamo qui ed ecco qui ragazzi la fotocamera, si è persa, vedete, molto molto piccola ed è molto bella anche a livello proprio estetico. Qui c'è il tasto di accensione, c'è scritto HD 1080p, questo è ovviamente l'obiettivo ragazzi. E qui sul lato abbiamo i tasti per il volume, l'ingresso, questo qui è l'altro lato con l'ingresso, vedete, USB da collegare al computer. E qui abbiamo lo schermo, ovviamente qui c'è ancora la pellicola protettiva, quanto io non l'ho ancora aperta, non l'ho ancora utilizzata, sto facendo l'unboxing in diretta con voi. E qui c'è lo schermo sul quale poi potete fare foto e tutto quanto il resto. Quindi questa è la fotocamera che io vi consiglio per vari motivi che ora potrete scoprire nella recensione. Quindi ragazzi, questo è tutto per l'unboxing.
Ci vediamo fra poco con la recensione della fotocamera. Bentornati ragazzi, eccoci qui con la recensione della fotocamera modello TV63E. Ragazzi, prima vi ho fatto vedere gli accessori che sono contenuti all'interno di questa fotocamera, eccoli qui. E vi vado ad elencare esattamente che cosa troverete all'interno. Abbiamo una custodia impermeabile, una staffa per custodia impermeabile, la clip per la custodia impermeabile, una staffa per bici, una clip universale, una clip per montare la fotocamera sui vari dispositivi, due accessori per casco per bici e moto, quattro panni per pulire la fotocamera, due adesivi, una batteria, un adattatore, un cavo USB e il manuale di istruzioni che, vi ricordo, non contiene la lingua italiana. Ok? Andando alla recensione vera e propria, la prima cosa di cui voglio parlare di questa fotocamera è sicuramente il rapporto tra qualità prezzo di questa fotocamera. È davvero fantastico. Infatti potete trovare questa fotocamera su Amazon intorno ai 60 euro, e più di recente è stata introdotta anche una versione wifi che costa un po' di più, all'incirca su 100 euro, però che vi consente di gestire la fotocamera tramite un'apposita app dal vostro cellulare. I video sono registrati in full HD a 30 frame per secondo, oppure potete fare anche video a 720p però a 60 frame al secondo. In realtà i video sono girati sempre in 30 frame, però la cam li raddoppia, e sono di ottima qualità in condizioni di luce diurna o buona illuminazione. Sono soddisfacenti invece in condizioni di poca luce, e sono non all'altezza in condizioni di luce scarsa. L'unico vero e proprio difetto che ha questa fotocamera sono i colori, perché in alcune condizioni di luce sono un po' spenti, risultano meno vivi rispetto alla GoPro, ma in post produzione, quindi quando andate a editare i vostri video, potete tranquillamente aggiungere della saturazione per avere i colori più nitidi e naturali. L'obiettivo è ultra grandangolare a 170 gradi in diagonale, e invece è a 140 gradi in orizzontale, come avviene per la stessa GoPro, rendendo quindi questa cam adatta a ripresa in soggettiva per vari tipi di sport, quali mountain bike, motociclismo, sci, snowboard, rally, eccetera eccetera eccetera, poiché permette di riprendere con una visuale molto ampia anche più dello stesso occhio umano. Allora, l'obiettivo fotografico è di 3,5 megapixel, però la cam vi dà la possibilità di scattare foto fino a 12 megapixel, che però sono create artificialmente per interpolazione. Quindi la cam è più adatta per fare video, e ve la consiglio di meno invece se volete utilizzarla per fare foto. Se volete fare foto, puntate su altri modelli, non su questo qui. La durata della batteria è attestata intorno ai 70 minuti, ma diciamo la durata reale si attesta tra i 50 e i 55 minuti al massimo. Comunque anche questo non è un grosso problema, in quanto su Amazon trovate batterie di ricambio che costano intorno ai 10 euro. La cam registra i video su una scheda, su una micro SD esterna, che dovete comprare a parte. Infatti nella confezione non trovate la micro SD. Un file da 35 minuti occupa all'incirca 4 giga, quindi se ad esempio voi acquistate una scheda da 32 giga potete registrare fino a 4 ore e mezza di filmato. Se la scheda è formattata in FAT, la dimensione massima del file è di 35 minuti, e quando finisce questo tempo la scheda sovrascrive un nuovo file al di sopra. Se invece voi volete dei filmati che durano molto più tempo, dovete formattare la scheda in exFAT. Inoltre, nonostante ufficialmente sia dichiarato che questa cam supporta massimo fino a 32 giga, in rete girano video di gente che la utilizza questa cam con schede micro SD da 64 giga e formattate in exFAT. Personalmente non vi do alcuna conferma, in quanto non ho avuto modo di verificare personalmente se effettivamente supporta anche micro SD da 64 giga. Ok, passiamo ora alle funzioni di questa fotocamera. La prima è quella ovviamente di webcam, quindi potete sia collegarla tramite cavo USB oppure sfruttare la batteria, e potete utilizzarla come webcam per i vostri video da postare su YouTube o sui vari social. La seconda funzione è quella del timelapse, infatti questa fotocamera potete impostarla per scattare automaticamente foto ogni 3, 5, 10 o 20 secondi. Un'altra funzione è quella della security cam, quindi si attiva soltanto quando rileva movimenti, potete quindi nasconderla
in casa vostra e quindi registrare eventuali intrusioni. E l'ultima è quella della dashcam, ideale per le riprese in auto. Infatti, collegandola all'accendi sigarette dell'auto, si accende automaticamente ogni qualvolta riceve energie, e si spegne quando ovviamente non riceve più energie, quindi magari quando accendete la macchina e quando spegnete la macchina. Passando ora alle colorazioni e agli accessori della versione standard che viene distribuita, la cam è appunto fornita, come vi ho fatto vedere prima, con una buona dotazione di accessori che sono sufficienti per gli utilizzi più comuni, quali adesivi piatti per casche moto, caschetto sci, strap, aggancio per manubrio della bici. Mancano adesivi ricurvi per il caschetto e altri accessori meno comuni come la pettorina, che potete comunque acquistare su Amazon o in qualsiasi negozio di elettronica. L'utilizzo della cam è molto semplice: sul lato frontale si trova il tasto di accensione e accesso al menu, che è quello che vi ho fatto vedere in fase di unboxing. Sul lato destro ci sono i pulsanti su e giù per scorrere tra le varie opzioni del menu. Sul lato superiore il tasto OK serve per avviare la registrazione, scattare foto, selezionare la voce del menu desiderata. Quindi queste sono le funzioni che ha questa fotocamera. In conclusione, questa è un'ottima cam che registra in Full HD con un'ottima qualità video, che vale veramente tutti gli euro spesi per acquistarla, utilizzabile in ogni situazione grazie ai molti accessori che vengono dati in dotazione e al grandangolo spinto a 170 gradi che comunque consente un campo visivo ampio. È utilizzabile anche in acqua grazie alla sua custodia subacquea, che è sempre compresa nel prezzo, e permette quindi anche di settare foto fino a una registrazione di 12 megapixel massimo, anche se, come ho detto, quelli reali sono 3,5. A questo prezzo ovviamente avere una fotocamera migliore di questo, con questo rapporto qualità prezzo, è praticamente impossibile, anzi non sfiguro affatto con action cam del valore anche di 200 euro o su, quindi di molte GoPro più blasonate. Ok ragazzi, io con questo ho concluso la mia recensione. Ovviamente vi consiglio vivamente l'acquisto di questa fotocamera. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like, commentate, condividete e, se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. Ci vediamo col prossimo unboxing. Bella!